Buongiorno, mi chiamo Don Massimo, sono un sacerdote della comunità di Madre Elvira e sono contento per questa occasione che mi è offerta di testimoniare l'incontro con la madre che ho conosciuto quando in un pellegrinaggio a Medjugorje sono arrivato al campo della vita, questa meravigliosa fraternità che tanti conoscono. E per la prima volta ho visto Suor Elvira parlare ai pellegrini. Allora facevo un lavoro che mi appassionava, facevo il dentista, ero abbastanza giovane e cominciavo a vivere molto un attaccamento sbagliato alle cose materiali, al benessere che la mia professione mi offriva. E così quando ho incontrato Madre Elvira, grintosa, una donna di grande fede, con una grande luce negli occhi, mi ha lasciato nel cuore un sentimento di aver incontrato una donna di grande fede, che sapeva davvero chi stava seguendo il Signore. E ricordo che tornando da quel pellegrinaggio, sono andato in una comunità di tossicodipendenti molto vicino a casa mia per prestare un po' di volontariato. Ricordo che anni prima avevo rifiutato di così aiutare un po' questi giovani che a me spaventavano, incutevano un po' di timore, anche un po' di giudizio, insomma, però. Ricordo che tornando da quel pellegrinaggio nel cuore mi è nato proprio forte il desiderio di un po' rimediare all'egoismo che in fondo avevo vissuto fino a quel tempo. E ho cominciato a frequentare questa comunità di padri somaschi. Io abitavo a Lecco, in provincia appunto di Lecco, allora la provincia di Como, ma questa comunità era proprio a Como. E così ho cominciato a frequentare questa comunità di una quindicina di giovani, prestando servizio come odontoiatra una volta ogni 15 giorni. E questa fu la volta in cui io vidi Madre Elvira, ecco, a quel tempo tornavo a Medjugorje spesso con degli aiuti anche di amici che mi invitavano a fare questi pellegrinaggi di solidarietà e spesso incontravo Elvira al campo della vita. E rivedevo questa donna credente, questa donna coinvolgente, questa donna davvero infuocata dell'amore di Dio. E proprio tornando da un pellegrinaggio di quelli, penso intorno al 94, 1994, c'era ancora un po' la guerra, una pellegrina scoprì durante appunto questo viaggio che ero dentista. Allora chiese, no, di aiutare i giovani di Madre Elvira che quando avevano problemi di denti dovevano correre o a Spalato o in altri luoghi perché Mostar era bombardata. Primo sentimento è stato quello di rifiutare, secondo è stato invece quello di dire ma sarebbe bello poter aiutare. Così trovai questo studio dentistico, diciamo, usato, ecco, non completamente nuovo, lo caricai su un furgone di questi aiuti umanitari, ecco, di questi pellegrinaggi di solidarietà e lo portai a Medjugorje, era, mi sembra ormai appunto verso la fine del 94. E lì incontrai per la prima volta Elvira, ecco, vis-à-vis, face to face. E mi ricordo che io avevo appena scaricato il materiale, spiegavo a questo responsabile della comunità come più o meno collegare i vari macchinari e udii la voce di Madre Elvira che, interrogando un ragazzo che spiegasse cos'era quel materiale, quel disordine che in fondo avevamo anche lasciato, rispose: l'ha portato un dentista. E allora lei cercava ad alta voce: dov'è questo dentista? Allora io avevo molta paura di incontrare
quella donna così forte già da lontano, perché anche sentivo nel mio cuore che ero pur credente, ma molto lontano da quella fede lì, o comunque un credente un po' della domenica. E allora ricordo che sentendola gridare dov'è questo dentista, ho detto le vado incontro. E andandole incontro è arrivata decisa, forte, energica, e guardandomi negli occhi mi fece la domanda: e tu chi sei? E io dissi: guarda, io sono il dentista. E lei, guardandomi ancora più profondamente, mi domandò: non ti ho chiesto cosa fai, ti ho chiesto chi sei. E mi toccava qua sul cuore e ha proprio colpito la prima maschera della mia vita, che era in fondo il lavoro. Dietro quella attività nascondevo tanta insicurezza, tanta paura, tante falsità, tante menzogne, tanta tossicità. E allora risposi: io mi chiamo Massimo. Allora lei mi sorrise e mi ricordo che sentì proprio in quel sorriso quel perdono immediato di Dio, quando ci rendiamo conto delle nostre povertà. Poi mi abbracciò e mi disse: cosa sei venuto a fare? E io risposi: ho portato questo studio dentistico per voi, se un giorno un dentista verrà potrà lavorare. E lei, sempre guardandomi negli occhi, mi rispose: verrai tu. So che io in quel momento dissi proprio dentro di me: no, ma cosa devo venire a fare in questo posto che già mi spaventava per troppa luce che emanava? D'altronde poca luce non va bene, ma anche troppa luce abbaglia e non ti permette di vedere. E quindi io dissi dentro di me: mai, io non verrò mai, nunca. E allora passarono 2 anni e un'estate chiusi il mio studio dentistico e venni un mese a Medjugorje. Era proprio il Festival dei Giovani del 1996, c'era Madre Elvira e io mi ero quasi dimenticato di quel fatto, di quell'episodio in cui appunto Elvira mi aveva chiesto di andare a fare questo piccolo servizio, e lei me lo ricordò e disse: ah, hai visto che sei arrivato. E io poi qui mi ricordai che me l'aveva già detto, ma incredibilmente se l'ha ricordato più lei di me. E bon, feci questo mese di esperienza, ma anche, dico sinceramente, senza ormai più tanta vergogna, più per convincermi che davvero la comunità viveva di provvidenza. Per me era quella un po' la droga più, ecco, rischiosa della mia vita. Era proprio l'attaccamento alle cose, al denaro, al benessere, che, come dice appunto la madre, non è mai un benessere, ma è un benavere. Comunque era quello che mi affascinava e sconvolgeva di più, era questo, la provvidenza. Perché ho detto: vado, vedo, e giravo, guardavo la dispensa, dico: ma come, davvero viviamo di provvidenza? Sì, sì, sì. Comunque in quel mese lì vidi che tutto quello che i ragazzi nelle testimonianze raccontavano era vero. E allora lì andai profondamente in crisi. E tornando da quel mese di diciamo volontariato a Medjugorje, coincidenza fu che morì un caro amico in moto. E rimasi molto scioccato, toccato per la prima volta un po' da questa realtà che è la morte, che ci attende tutti. E andrai proprio un po' in crisi. E dissi dentro di me, anche perché appunto cercavo un po' di pregare in quel tempo i 3 rosari che la Madonna chiede, fare un po' il digiuno, il venerdì, il mercoledì. Comunque in quel momento lì dissi: ma sapessi io che fra un anno morirò, andrei da questi giovani,
fare il dentista per quello anno lì, gratis, senza stipendio, perché avevo vissuto un mese indimenticabile, proprio un mese di amicizia, di preghiera, di gioia, di allegria, di tanta ricchezza, pur nella povertà della loro vita. Ho sperimentato in quel mese lì una gioia di vivere che io in tutti i miei anni non avevo vissuto prima. E dissi così, andrei lì un anno e poi. E mi ricordo che appunto pregando mi arrivò una risposta, un pensiero, una voce, non so, comunque mi lasciò abbastanza perplesso, perché disse questa voce interiore: ma per fare ciò che veramente desideri nella tua vita devi sapere di morire, e perché non lo fai subito? E mi ricordo che mi spiazzò quella risposta, e allora nel cuore nacque il desiderio: vado un anno. Ho detto proprio stacco un anno, perché capivo anche che comunque tanti buoni propositi, tante buone speranze, però poi il mondo mi riprendeva, il lavoro rioccupava il centro della mia vita, e capivo che dovevo proprio fare un passo di distanza, anche perché la vocazione l'avevo ricevuta da ragazzo, 14-15 anni, forte, chiara, ma proprio anche lì rifiutato per tante paure, per quelle insicurezze di cui parlavamo prima, per tante davvero povertà che avevo nella mia vita, per cui ho detto dentro di me: se non vado ora, non vado mai più. E così sono partito e ho lasciato un posto, insomma, sorpresi tanti, pazienti, amici. Comunque ho fatto un anno a Međugorje, è stato diverso da quel mese di esperienza come un amico, come un volontario. Ho proprio vissuto la comunità, per cui anche i ragazzi che vivevano con me hanno cominciato un po' a grattare le, diremo noi, le croste, le ferite, e quello mi procurava dolore, però ho capito che non dovevo più tornare indietro. Madre Elvira veniva ogni tanto a Međugorje, anche la sua presenza mi ha sempre tanto incoraggiato, finché alla fine di quell'anno, diciamo così, ho deciso di rimanere di più, perché in quell'anno ho proprio compreso che avevo bisogno di guarire tante cose, tante povertà, ecco, della mia vita. E poi piano piano, guarendo davanti all'Eucaristia, nella preghiera, quella chiamata è ritornata. E allora ho sentito che potevo dare finalmente una risposta libera, anche se un po' in ritardo. Tanti mi dicono: ma la tua è una vocazione adulta. E dico: no, no, il Signore mi ha chiamato, il Signore chiama nell'età dell'amore, diciamo, dell'innamoramento. Penso dell'adolescenza, dove il cuore è più aperto, il Signore che ha l'amore chiama lì. Però dico, la mia è una vocazione ritardata. Però sono contento oggi, anche se un po' in ritardo. Sono 14 anni che il Signore mi ha voluto sacerdote, e ho soprattutto il privilegio di vivere il ministero sacerdotale in comunità, ecco, servendo i giovani, ecco, i poveri, che sono i gioielli, ecco, più preziosi e più amati del nostro Dio, di Gesù. Quindi ringrazio, ecco, Madre Elvira, ti ringrazio, perché se non avessi incontrato la tua vita, la tua fede, penso oggi sarei perso chissà dove, sarei perduto nel mondo, forse non sarei neanche più vivo, forse anch'io sarei in carcere come i giovani con i quali oggi condivido il cammino. Quindi Elvira, grazie, perché la tua fede ha incendiato il mio cuore, e davvero ringrazio la Madonna che attraverso di te ha permesso di salvare, ecco, speriamo sempre di più, donare, ecco, fare della mia vita un dono per tanti. Grazie Elvira, grazie a te, grazie di tutto, grazie per sempre.